Grazie Presidente. In questa mozione io e gli altri firmatari, la Presidente Iorio, insomma, sicuramente che ha collaborato in prima persona per una di queste iniziative, vogliamo portare avanti alcune pratiche dell'amministrazione in favore appunto delle categorie maggiormente disagiate in questo momento, ovvero le attività produttive. In particolare le tre iniziative oggetto di questa mozione sono Roma Riapre, che è un'iniziativa appunto della Giunta, che è una raccolta fondi aperta a tutti per sostenere appunto le iniziative più colpite da questa emergenza che ha portato alla sospensione e quindi alla chiusura delle attività per un tempo purtroppo abbastanza lungo e vuole essere un sostegno alla resistenza e poi al rilancio di queste iniziative. Noi per questa iniziativa, come ho detto già avviata dalla Giunta, chiediamo unicamente che vi possa essere data una ampia diffusione attraverso tutti gli strumenti possibili da parte dell'amministrazione capitolina e quindi il sito di Roma Capitale, i post effettuati sui social, le agenzie e non ultima anche la newsletter magari di Roma Capitale, della diffusione di questa e delle altre iniziative che andremo a rappresentare. L'altra innovazione di questa diciamo, proposta è che prevediamo la possibilità, quindi per la Giunta chiediamo di valutare un'eventuale votazione online per decidere a quali categorie principalmente distribuire, quindi in percentuale, questi aiuti, perché se è vero che sono tutte le categorie stanno risentendo, sicuramente alcune, faccio un esempio, gli alimentari riescono a continuando a esercitare a sentire meno la crisi e altre invece essendo sospese o chiuse la sentono di più, altre che invece erano già in crisi prima dell'arrivo del Covid-19, come ad esempio le librerie o gli artigiani avrebbero bisogno veramente di un sostegno particolare. La seconda iniziativa che presentiamo in questa mozione è quella della spesa sospesa. Non è una novità, alcuni comuni l'hanno già implementata, alcuni commercianti l'hanno già portata avanti autonomamente, ma anche qui noi chiediamo di creare un canale di diffusione di questo fenomeno che è partito a volte anche da alcuni municipi con la spesa solidale, abbiamo chiamato lì, abbiamo cooperato con assessori e giunte municipali per poter creare dei punti di rifornimento per i cittadini affinché anche gli stessi mercati rionali possano portare la spesa a casa. In questo caso la spesa sospesa è un add-on su questa idea e semplicemente quello che chiediamo alla Giunta è di dare diffusione a iniziative private, quindi qualora un mercato rionale volesse destinare un'area del mercato al fatto che i clienti possano acquistare beni di prima necessità da lasciare a persone disagiate, noi prevediamo che il Comune di Roma raccolga queste informazioni e le diffonda a coloro che vogliono partecipare a questo gesto di solidarietà. Lo riteniamo veramente un gesto socialmente utile e che veramente ci costerebbe poco portare avanti, perché noi sappiamo, perché l'abbiamo rilevato in molte attività produttive, che c'è solidarietà già tra commercianti e commercianti, ma anche tra commercianti e persone disagiate. Alcuni lo fanno personalmente, alcuni lo fanno applicando degli sconti, alcuni altri lo possono fare in questo modo, lasciando un luogo presidiato dagli stessi esercizi commerciali dove la persona può ritirare quel pacco di pasta, quel chilo di farina, quelle uova che gli permettono almeno di vivere, diciamo, più serenamente un periodo molto difficile per alcuni. Questo è quello che chiediamo per la spesa sospesa. L'ultima e terza iniziativa di questa mozione è una mozione che è stata pensata da alcune librerie e che noi abbiamo pensato sempre di chiedere alla Giunta di diffondere su tutta Roma,
È una sorta di buoni libro che si acquistano, si possono acquistare adesso per poi regalare un libro o ritirarlo successivamente alla riapertura. Ecco, questa mozione, lasciatemelo dire, è stata pensata prima del termine della riapertura, determinato dall'ultimo decreto che poi la Regione Lazio ha differito al 20 aprile. Però ecco, le librerie sono state chiuse per oltre un mese e, ripeto, erano già in sofferenza, quindi sarebbe un bel gesto, insomma, poterle sostenere perché sono un presidio di cultura importante per i territori. Quindi se voi avete una libreria vicino casa, soprattutto le librerie indipendenti, le piccole librerie che hanno bisogno di questi contributi per continuare a fornirvi questo servizio e a campare anche la loro famiglia, noi vi chiediamo di partecipare, chiediamo al Comune di diffondere questa iniziativa e di partecipare a questa solidarietà per salvare questi presidi di cultura. Grazie, Presidente.